Io e Angelo, per ovviare a questo problema, e questo è uno spettacolo interattivo, ragazzi, adesso ci siamo noi, ma dopo ci sarete anche voi. Cosa abbiamo fatto noi per ovviare a, sì, questo, a questo problema della non comunicazione, dei difetti, insomma? Certo, abbiamo, abbiamo deciso di redigere vicendevolmente la lista dei nostri difetti. Io ho redatto la lista dei difetti di Katia e Katia ha redatto la lista dei miei. Mm. Sì. L'hai fatto così? Sì, l'abbiamo scritta, no? Ah, scritta, okay, sì. Allora, questi sono i difetti che ho scritto io di Katia. Vabbè, non è che mi ci ritrovo in tutti. Vabbè, e questi, vabbè, sono i miei difetti scritti da Katia. Io sono portata per la scrittura, me lo dicono tutti, effettivamente. Da questa lista, scusa, che abbiamo... Scusa, hai scritto disordinato due volte. No, sarà il T9. Ma hai scritto a mano? Vabbè, perché... Lo sai perché? Perché? Perché i vestiti li ho trovati appesi sia in camera che in bagno. Ma allora, scusa, da questo... Katia, no. No, 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 che nervi! Ma hai scritto Svezia. Sì, sì, la Svezia ho scritto quando ti sei cagato addosso, ti ricordi? No, no, ragazzi, c'è... questo è vero! No, la roba che è successa, cosa, veramente! Cosa ridi così sguaiatamente? Lo racconto perché sennò non capiscono, giustamente. Ma non serve! No, 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 serve! Allora, un anno andiamo in Svezia, Agata era piccolina, era agosto, c'erano 8 gradi, in Svezia fa un freddo pazzesco anche ad agosto, andiamo a mangiare fuori all'aperto e Angelo prende da bere un'acqua naturale e io gli dico non prendere l'acqua in Svezia, che te la portano col ghiaccio ed è un attimo che no, 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 che cosa ne sai? Ok, prende l'acqua, finiamo di mangiare, ci rialziamo, io col passeggino inizio a camminare, lui dietro, e sento, galoppo, mi piace galoppare, e sento da dietro, no, 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 no. Siccome Angelo ha il vizio di dimenticarsi sempre gli anelli sul tavolo, io che già so, dico, cos'è dimenticato sul tavolo stavolta, adesso impenno col passeggino, e lui sempre, no, 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 no. E io dico, tranquillo, adesso torniamo indietro. No, 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 Katia, mi sono cagato addosso. Ma non c'è, perché voi, a voi non è mai successo, no, non ragazzi, ho capito. Sì, aspetta. Allora mi giro e lui, vai dietro di me e guardami il pantalone. e aveva il pantalone beige tutto maculato da una parte. Sai quando non riesci a trattenerla? Cioè, va, sì, giù, scusa, mentre cammini, no, 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 adesso... Ti sei... No, dai! E che poi... No, scusate, no, era... per quanto riguarda il rapporto della signora con tutto ciò che è il nostro prodotto interno lordo, allora io senza essere... No, 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 lasciami, senza essere così pedante e didascalico, voglio solo usare un verso che riassuma, no, tutto. Angelo. Un suono, lei. No, ragazzi, non c'è niente da, no, ridere. No, no, anzi, posso? Perché se lo stai inventando. Scusa, scusa, due. Io e lei, lei, io. No, allora, questo è una roba che si sta inventando per farvi, no, ridere, no, ma non fa ridere. Aggiungo, dai, un terzo. Mamma mia, questa è una roba che fanno tutti. Prendere l'acqua in Svezia, sì, sì, non, sì, la, non la fa, vabbè, nessuno. No. Vabbè. Palle. Allora, una volta che abbiamo scritto i difetti, ci siamo messi a tavolino. Scusa, l'ultima cosa. Cosa significa ipocondriaco? Cosa vuol dire? In che senso? No, tu hai scritto ipocondriaco. E perché? Non è vero? No, io mica dico che allora, che non... no, prenditi per una volta... Ma la domanda è, che cosa significa ipocondriaco? Tua mamma dice che sei ipocondriaco, tuo papà dice che sei ipocondriaco, tuo fratello, dicono tutti. Katia, puoi anche aver ragione, ma la mia domanda è, che cosa significa ipocondriaco?